Buonasera a tutti. Stasera facciamo qualcosa di molto semplice ma di delizioso. Le cotolette di melanzana. Abbiamo tre melanzane, qualche uovo, un po' di grana, del pan grattato e della farina. Come prima cosa andiamo a sbattere le nostre uova. Mettiamo un po' di sale. Iniziamo a sbattere le nostre uova in questo modo. Aggiungiamo un po' di parmigiano. E lo amalgamiamo bene nelle nostre uova. Fatto questo, abbiamo già lavato le nostre melanzane, iniziamo a tagliarle a fettine non molto grandi. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo le nostre melanzane, facciamo, come vi ho già detto, delle fettine non molto grosse. Questa è la fettina che andremo a tagliare la sua grandezza. Una volta che abbiamo finito di tagliare le nostre melanzane, prendiamo una pinza o possiamo usare anche delle forchette e facciamo questo: prendiamo la melanzana, la passiamo prima nella farina da una parte e dall'altra. Con una pinza la mettiamo nell'uovo che abbiamo sbattuto con un po' di sale e un po' di parmigiano e la andiamo a mettere nel pan grattato. Prendiamo del pan grattato, lo mettiamo anche sul lato superiore e diamo una leggera battutina come che stiamo facendo delle cotolette, prima da una parte e poi dall'altra. Ecco qua come deve venire la melanzana. Iniziamo e le mettiamo nel nostro contenitore per poi passare a iniziare a friggerle. Bagniamo un'altra melanzana e andiamo avanti a fare questo lavoro. Prendiamo la melanzana, farina, uovo e pan grattato. Battiamo come stiamo facendo delle cotolette e andiamo avanti a fare questo lavoro. Prima da una parte e poi dall'altra e impaniamo tutte le nostre melanzane. Una volta che abbiamo finito di impanare le nostre cotolette di melanzana, possiamo
possiamo andare a friggerle. Andiamo a friggerle in padella e vi farò vedere il risultato. Sono veramente buonissime. Vi raccomando, provatele perché si fanno in poco tempo. Servono solo delle melanzane, qualche uovo, del pan grattato, un po' di formaggio parmigiano e basta. Mettiamo la nostra padella sul fuoco, facciamo riscaldare l'olio, possiamo iniziare a friggere le nostre melanzane, le nostre cotolette di melanzana. Le lasciamo friggere circa un minutino per parte. Iniziamo a girarle. Le facciamo cuocere anche da questa parte e andiamo così avanti con la nostra cottura. Ok, sono cotte e le andiamo a sistemare su un piatto dove io ho già messo dei tovagliolini di carta per fargli assorbire un po' di olio in questo modo. E possiamo andare avanti con la cottura delle nostre melanzane. Queste vanno mangiate così, calde calde, sono veramente eccezionali. Intanto che anche quelle si cucinano, metto un altro strato di tovagliolini o dello Scottex di sopra dove appoggerò le altre. Le nostre cotolette di melanzana sono pronte per essere servite. Sto preparando il vassoio da portare in tavola. Lo abbellisco, gli do un po' di colore con qualche foglia di insalata. E andiamo a disporre le nostre cotolette di melanzana. Questa in più, come vedete, è morbidissima ed è anche
molto buona, scusate. Per finire, come si fa con le patatine, mettiamo un pizzico di sale e le portiamo subito in tavola per essere gustate. Grazie mille a tutti e volevo ringraziare soprattutto a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale. Grazie mille e buonasera.